Il Prete Rosso è il nome del quarto appuntamento della rassegna Festivalba. Si terrà anche questa sera all'interno della splendida chiesa di San Pietro, qui alle nostre spalle. Per l'occasione abbiamo con noi Fabio Bagnoli, che ringrazio prima di tutto per la disponibilità, e poi passo a chiedere molto brevemente qual è lo scopo di questo progetto, quando è nato, se ti va di darci qualche informazione maggiore più nel dettaglio. Allora, il progetto Orchestra Archi del Cherubino è un progetto che ha inventato il primo violino, Judita Amsa, che stasera appunto farà il concertatore, il primo violino del gruppo, ed è un progetto che è nato esattamente 10 anni fa, al quale Judita mi ha immediatamente invitato a partecipare, per cui io sono, diciamo, un ospite storico, perché credo di aver fatto uno dei primissimi concerti, se non il primo, con questo gruppo. Ed è un progetto, secondo me, straordinario, perché lei è riuscita a riunire molti giovani, talentuosissimi, bravo, sì, così. E poi di varie varietà, alcuni veramente giovanissimi. Stasera c'è un ragazzo che ha 10 anni, e non lo sentiamo che ha 10 anni. Ed è un progetto fantastico, così. Io appunto, come dicevo, ci collaboro da anni e portiamo avanti progetti di varia natura. Quello di Vivaldi è uno di questi. Ecco, Festivalba è la prima edizione, abbiamo unito la musica classica alla musica jazz, alla musica contemporanea. Qual è l'importanza, secondo te, di questo progetto? Nel senso, c'è davvero ancora bisogno di questo genere di festival che amalgama più culture musicali, oppure si sta un po' perdendo questa tradizione? Beh, c'è bisogno che ci siano questi festival, è assolutamente importante, perché le persone devono continuare ad ascoltare la musica, qualunque periodo essa sia, appunto da Vivaldi a Berio. Ogni epoca ha la sua importanza e ha la sua bellezza. Per concludere, Vivaldi nel 2017, musica senza età, musica che non ha tempo, come si colloca però effettivamente? Qual è ancora l'insegnamento che viene tramandato attraverso le note? Beh, Vivaldi è senza tempo, è uno dei compositori più grandi che ci ha dato l'umanità, e dentro ci sono le emozioni, le gioie, i dolori, i contrasti che potremmo ritrovare oggi e fra 1000 anni. È un crogiuolo di situazioni che cambiano repentinamente. Infatti nel concerto di stasera sono 9 concerti di Vivaldi, io partecipo a 6. È veramente una storia. È una storia che inizia e poi ha una fine, e dentro c'è il mondo. Lascio a te le ultime parole per salutare i nostri amici. Beh, che vi dico, amici, venite al concerto, andate ai prossimi concerti, anche se non ci saremo noi, siamo felicissimi. La musica è bella, il luogo è straordinario. Se venite un paio di ore prima dell'inizio del concerto, vi prenderete un tramonto da segnare sul calendario e da fare tante foto col telefonino. Ciao. Grazie.